siamo al primo santo giorno del Signore Cena, non sono i 100 giorni di Napoleone, quindi non ci sarà il martirio, ma avremo la seconda Austerlitz. Dal 1809 ai nostri giorni, samurai punta in alto con i suoi quattro gatti per fare una televisione dei nostri sport. Oltre al discorso di Facebook, saremo sulla piattaforma NGC Connection e a settembre World TV canale 112 nazionale tutti i martedì. Prima di passare la parola al presidente federale della Fisica, che è il secondo presidente delle federazioni olimpiche dopo Cito del Taekwondo, vorrei dire due cose molto importanti. La Fisica, che oggi coordina tre sport olimpici, lotta, judo e karate, potrebbe avere 5, se noi consideriamo il sollevamento pesi e il taekwondo. Quindi è una federazione esattamente pesante dal punto di vista gestionale, e non a caso, oggi è un momento importante per tutte le tematiche connesse alla federazione. Viviamo una società un po' particolare. Una società sana preme il merito, punisce i mascalzoni e investe nell'istruzione. Istruzione che nello sport per noi viene motivata dal fatto che tutti i nostri maestri sono degli educatori. Per adesso mi fermerei qui, lascerei la parola al Presidente sulla nostra prima domanda. Domanda molto complessa, perché questo anno 2020, anno bisesto, anno funesto, ci ha portato il Covid-19, sono saltati i giochi olimpici e non è finita, cioè sembra che quasi a Roma abbiano una sfera di cristallo, perché da questa sfera hanno catturato che non si sapeva nulla di questo virus, non si sapeva nulla come fermarlo, ma addirittura si sa che tornerà. Tutte cose un po' strane, come è stata strana la chiusura di ben di 3 mesi, forse ci voleva, forse no, ma come è anche strano che i nostri sport con questo virus siano stati tacciati sport di contatto, non so chi ha avuto questa bellissima idea o questa parola contatto, e che ancora oggi sono all'imbilico. Caro Presidente, la parola a te. So che parlare del Covid non puoi che allargarti sulle problematiche che hai già messo in evidenza con la tua intervista nei giorni passati, ma è tutto il tempo necessario. Io cercherò di non toglierti la parola, perché sei molto ferrato in materia, ma soprattutto gli nostri ascoltatori, che sono tanti oggi, sono lì in attesa del tuo verbo per sapersi mobilitare sulla la loro attività. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori, che è collegato con noi. Permetti qualche battuta: tu parlavi prima della nostra federazione, potevamo essere in 5, ecco, sono già sufficienti 3 gli sport Spartaco, quindi lotta, judo e karate. I pesi e la sollevamento pesi o pesistica, come mi piace definirla, e il taekwondo sono in buone mani col presidente Urso e il presidente Cito. Un ringraziamento e un saluto a tutta la tua redazione, a tutto quello che state facendo per le arti marziali, una vostra opera insostituibile che da anni collaboriamo alla nostra federazione, e sono veramente contento di aver accettato la tua ospitalità in questa occasione. Ecco, da parlare ce n'è tanto, cercherò di essere un po' razionale nei vari ragionamenti. Quindi stavi parlando del discorso del Covid. Ecco, io prima del Covid parlerei di quello che è accaduto nel mondo dello sport, nel mondo del CONI, e non dimentichiamoci la legge di riforma dello sport, che nel 2019 aveva già scardinato l'intero sistema su cui si è retto il CONI per circa 80 anni con la riforma. Presidente, scusa se ti interrompo, scusa, ti puoi spostare un attimino, che sei fuori quadro?
Beh, molto bene, scusami, adesso sei in centro, ti posso sparare tranquillamente. Sì, possiamo dialogare. Sì. Quindi, allora, ti stavo dicendo, cioè, mi piace ricordare, perché anche per contestualizzare i fatti, lo sport non solo ha subito il Covid, ma ha subito nel 2019, la legge di cui parleremo, dall'86, parleremo un po' fra poco, ha subito degli effetti, direi, devastanti, quindi è stato completamente alterato quello che era la struttura del CONI, a seguito di questa legge, la quale troverà ora di un'ulteriore definizione con la riforma dello sport di cui si sta occupando il ministro Spadafora. Quindi il CONI ha avuto, prima di tutto, questa riforma che ha spiazzato un po' tutti, ha creato una nuova governance, quindi la società Sport e Salute, quindi e tutto questo, come dire, nonostante poi arrivati il Covid, devo dire che il Movimento Sportivo Italiano, insomma, non si è lasciato abbattere, quindi è riuscito a risolvere, ad andare avanti con forza, con coraggio, e ora si trova di fronte, superato, io mi auguro, questo Covid, questo coronavirus, anche ad affrontare i problemi che forse più ci interessano, quelli di capire un po' quale sarà la governance del futuro e cosa faranno i nostri legislatori, il nostro ministro soprattutto, per quanto riguarda questa legge delega, su cui parleremo più avanti. Allora, il discorso del Covid ha avuto inizio da noi, nel nostro mondo, il 23 febbraio, non lo posso dimenticare, il 23 febbraio, un torneo internazionale a Vittorio Veneto, che la storia ricorda per vittorie e non per sconfitte, gli austro-ungarici sono stati riputati al lato, e invece arriva questo virus che blocca la nostra manifestazione il giorno, mi pare, domenica mattina. Da lì inizia un periodo buio per il nostro paese, per i nostri sport, che piano piano, e quindi arriviamo al 4 maggio, al 25 maggio e al 25 giugno, e piano piano sta uscendo da questa situazione. Ecco, posso dare notizia a tutti gli ascoltatori che alle 18 il ministro Spadafora, so che c'è una conferenza stampa, dove possa dare delle indicazioni importanti per il nostro movimento, cioè il superamento di quel diniego del Comitato Tecnico Scientifico che ha bloccato l'apertura delle società sportive agli sport di contatto. Io sto interloquendo spesso con gli uffici del ministro, proprio il Ministero dello Sport, per avere anche notizie e sapere un po' come orizzontarci come federazione per quanto concerne questa materia. Quindi ha tenuto conto che alcune regioni, come tu saprai, hanno con delle proprie ordinanze disposto l'apertura degli sport di contatto. Questa è la situazione di oggi. La federazione ha predisposto un protocollo, ce l'ho qui sulla scrivania, sia la lettera di accompagnamento del protocollo che c'è il segretario, penso più tardi possiamo mandare ai nostri comitati regionali, per consentire ovviamente dare delle indicazioni, come dice il decreto, il protocollo del federale, in cui noi diamo solo accorgimenti di natura tecnica, l'allenamento può essere fatto senza mascherina sul tappeto, a coppie fisse, ecco, questo è una cautela che abbiamo voluto introdurre, l'obbligo del registro delle presenze per 14 giorni e poi tutto un rinvio alle norme del manuale operativo che era stato emanato dalla federazione a suo tempo. Sono le raccomandazioni, le disposizioni di carattere sanitario, igienico, a cui le tutte le società devono mantenersi. Non è che con questa apertura vengono meno quei dispositivi, sono tutti. L'unica novità è che finalmente, e io di questo sono felice, i nostri atleti possono veramente facevano precedentemente. Questo avviene solo per 5 o 6 regioni, per le altre aspettiamoci, io me lo auguro, le novità positive da questa conferenza. Non so se parlo tanto. No, anzi va molto bene, Presidente. Volevo fare un passo indietro, se me lo permetti. Sì. Parlavamo prima delle riforme dello sport. Sì. Dal 2000 a Sydney, se ti ricordi il periodo Melandri, che vediamo ogni volta, ogni ministro che arriva, un nuovo ministro che arriva, nuova riforma, tanto per togliere l'autonomia allo sport. Sì. Io ritengo che tutte queste, il CONI che diventa, il CONI SPA diventa Sport e Salute, e poi Sport e Salute che forse viene cancellato e ritorna a CONI SPA, e poi c'è l'ufficio del governo per lo sport. Insomma, io ritengo che qui
più che riordinare lo sport, c'è da rivedere un pochino le cose, perché non si può andare avanti con questi tira e molla che il ministro non decide, deve chiedere. Il ministro decide ma non fa. Cioè qui torniamo indietro nel 2000, la Melandri aveva fatto un suo progetto, giusto? Allora era il Partito Socialista, adesso ci sono le 5 Stelle, chi verrà non si sa. Cosa ne pensi tu di questa riforma in atto, o voluta o involuta? Ma intanto la riforma deve essere fatta, perché è stato sospeso a causa del Covid, e poi non dimentichiamo che è cambiato un governo nel frattempo. Quindi insomma veramente le sollecitazioni a cui è stato sottoposto il movimento sportivo sono enormi e devo dire che la risposta è stata estremamente forte e coesa da parte del movimento. Io la riforma non dobbiamo prenderne atto, è un provvedimento di legge, è stata varata lo scorso anno, la legge è la numero 86, ora il ministro va tecnicamente a svolgere e presentare quelli che sono i decreti che riguardano alcuni aspetti molto importanti. Rapporti fra la federazione e gli enti nazionali e le discipline sociali, il lavoro sportivo, le situazioni amministrative, dove le federazioni sono impegnate in assurdi adempimenti amministrativi, assurdi nel senso che sono eccessivamente gravosi, attesa questa natura, sì, danno di fronte alla natura privatistica e pubblicistica. E purtroppo quando prevale quella pubblicistica, credo le persone soffrono gli aspetti. Che abbiamo presidenti federali, io in particolare ho fatto un intervento durante gli stati generali dello sport qualche anno fa, in cui precisavo proprio questo aspetto molto particolare della amministrativa. Io penso che la riforma deve essere fatta, è stata metabolizzata dall'ordinamento sportivo. Certo, c'è una nuova figura che ovviamente si avvicinerà e sarà inserita insieme a Spadafora. Ho letto dai giornali che il ministro Spadafora dovrà trasformare il proprio un dipartimento. Questo dipartimento, quindi, non sappiamo quali saranno le competenze. Quindi speriamo che ci sia un discorso, una riforma organica che stabilisca, che era chiara, quali sono le competenze del dipartimento, quelle di salute, e soprattutto che alcune vengano istituite. Le competenze che inizialmente sono state sottratte nel periodo in cui c'era come sottosegretario Lorenzo Giorgetti, c'era un altro di problemi legati soprattutto alla governance del CONI, e che speriamo che oggi queste cose, oggi la legge stabilisce, la legge delega dell'agosto del 2019, che entro un anno il governo dovrà varare questi decreti. Speriamo, l'anno scade fra un paio di mesi, speriamo che il ministro ci riesca, oppure magari tecnicamente si chiederà una proroga. Però la riforma deve essere accettata, l'abbiamo tutto sommato condivisa, ci è piaciuta, forse soprattutto per le modalità con cui è stata portata avanti, ma devo dare atto, ecco, e l'ho sempre detto, una cosa importante è che, nella riforma voluta, diciamo, dal precedente governo, era stata inserita la norma che alle federazioni sportive non più soggetti a una negoziazione anno per anno con il governo di turno, ma legati al 32% delle entrate al gettito fiscale soprattutto il mondo del calcio allo sport. Quindi il 32% come una quota fissa che si aggira su oltre i 400 milioni. Quindi questo è credo un discorso molto importante che tranquillizza i soggetti sui finanziamenti. Questo troveremo delle soluzioni, e anche l'operatività del CONI, che sono un po' così e non si sa da chi dipendono. Io conto il ministro Spadafora, che può veramente ripristinare quell'equilibrio che è mancato anche per i esterni, diciamo, dal Covid, è mancato in questo. Sparta, non so se mi senti, io sento un rumore di fondo. Spartaco? Spartaco, io non ti sento. Spartaco?
Faccio una telefonata. Spartaco? Scusate, ma io non sento Spartaco parlare, non so se voi mi ascoltate. Avanti, avanti. Il contatto prima se la sentivo, sento solo sto fruscio, non sento. Io sento niente. Aspetta che c'è qualche problema. Questa funziona? Presidente, mi senti? Sì. Oh, bene. Sembra che abbiamo recuperato. C'era un problema di c'è un problema di audio. Sì, un problema di audio. Ogni tanto, sai, qui con le bande, non le bande, le bande che noi conosciamo, queste bande larghe, bande strette, ci mettono sempre alle strette. Stavi parlando delle competenze intangibili sul discorso delle riforme dello sport. Sì, avevo appena detto, parlavo del, diciamo, che si dovrebbe completare questo procedimento legislativo con i decreti attuativi che il ministro Spadafora dovrà emanare entro un anno dalla legge delega. Quindi spero veramente che questo possa accadere nei tempi previsti per ridare ordine ed equilibrio a tutti i movimenti sportivi, insomma, che abbiamo patito tutta questa. Continuo a sentire Fruscio. Spartaco, tu mi senti? Io ti sento. Ah, perfetto, va bene. L'importante, io sento Fruscio, però l'importante è che mi ascolti tu. È un Fruscio, anche... sarà la concorrenza che mi. I tuoi concorrenti, insomma, Spartaco, ti stanno creando problemi, insomma, ecco. Quindi, diciamo, la mia valutazione sulla riforma è per forza una valutazione di carattere positivo, cioè è questa, la dobbiamo accettare, dobbiamo rispettare le volontà del governo, cerchiamo ora soprattutto di assassinare i tecnicisti per garantire l'autonomia al CONI, così come ha stabilito il CIO nella persona del PAC, che voglio portare con voi a movimento il governo per rispettare quello che è l'autonomia del comitato, che non dovrebbe avere preferenza del governo. Sì. Le carte uniche. Però credo che il ministro Spadafora abbia dimostrato molto buon senso e sono certo che la riforma andrà in porto. Quindi diciamo che è auspicabile questa riforma in tempi brevi. Speriamo che i decreti non facciano la fine di altri decreti e vengano rimandati quasi a sine die, perché qui i tempi stringono. Cioè, è vero che siamo stati chiusi già 3 mesi, e adesso ci sono le persone che fanno le vacanze, e a settembre c'è bisogno di avere le idee chiare per prepararsi per il 2021. Dico bene, Presidente? Certo. Purtroppo quando si parla, scusami la battuta, quando parliamo di riforme, questo è un paese che si parla sempre di riforme, ma non sono mai state fatte le riforme.
basta un po' alzare lo sguardo, guardare un po' la situazione politica, economica del paese, ecco, ci viene sollecitato ampiamente dall'Unione Europea, e quindi insomma, spero veramente che sia arrivato il momento che il governo faccia le riforme di questo paese. Parlando di Olimpiadi, perché chiaramente questo 2020 è stato bastonato su tutta la linea. Il 5 luglio il governatore si voterà a Tokyo per il nuovo assetto del governatore. L'attore politico Yamamoto ha già dichiarato che se dovesse vincere annullerà i Giochi Olimpici del 2021. Speriamo che vinca il vecchio governatore, che si chiama Koike, non è della stessa famiglia di quel Takashi Koike che abbiamo conosciuto negli anni 60 a Milano con il suo judo Kodokan, ma comunque è un nome che può portare buono. Come vedi questa operazione 2021, caro Presidente, che si presenta con mille difficoltà? Beh, io voglio essere un po' ottimista per quanto riguarda ovviamente in proiezione olimpica. Non posso pensare a un'Olimpiadi che arriva un nuovo governatore che dovrà fare i conti con tutti gli impegni economici che il governo di Tokyo ha preso con il CIO. La vedo un po' difficile questa sua affermazione, mi auguro che ovviamente non accada. Penso che invece le Olimpiadi, cioè, il problema vero è sempre questo posto, non è problema di altri. Stai molto vicino, per cortesia, Presidente, al microfono. Cosa devo fare? Stare più vicino al microfono. Io sono vicino al microfono. Ecco. Quando sei mi così è perfetto. Ok, va bene anche la posizione, perché vedo, sì, ok, penso che vada bene. Stavo dicendo, Spartaco, ecco, io voglio pensare positivo, non posso, insomma, sarebbe veramente una cosa, è la prima volta forse che accade nella storia delle Olimpiadi in tempo di pace, quindi auguriamoci che, questo lo dobbiamo augurare tutti, soprattutto dai cittadini, che esca fuori questo vaccino che ponga fine un po' alla pandemia, perché il problema del CIO, ricordiamolo, non è ovviamente l'Italia, è un problema della pandemia, in alcuni paesi sta avendo effetti ancora molto. Quindi io penso che con il vaccino che leggiamo da più parti sarà pronto entro la fine dell'anno, o quantomeno nei primi mesi del 2021, dovrebbe insomma, superare un po' tutti questi. Però ecco, insomma, io posso portare in positivo, non si può portare addirittura le Olimpiadi che vengono rinviate, insomma, veramente sembra che qualcosa di. Ci dobbiamo ribellare, io mi ribello, non ci penso, penso invece che i nostri atleti, il 13 giugno, gli atleti che il progetto Tokyo del Judo inizieranno a venire qui a Ostia, riprendo poi gli allenamenti col distanziamento, poi seguiranno gli atleti ragazzi del karate e poi della lotta. Riniziamo a prendere confidenza con l'attività olimpica. È partita olimpica che, ecco, colpo l'occasione, è un po' lontana da venire, perché questo è l'anno in cui le federazioni internazionali hanno tu dicevi prima nell'apertura che il karate in questi giorni ha cancellato i campionati di Dubai, quindi tutto ciò che riguarda le qualificazioni olimpiche partiranno dal mese di gennaio. Lo stesso dicasi della lotta, forse si faranno i mondiali seniores a dicembre, ma non avranno finalità olimpiche. Per il judo ci sono i campionati europei previsti a novembre, non conosciamo ancora quali sono i criteri di qualificazione olimpica, perché questi devono essere concordati con il CIO. Ritengo che tutto ripartirà dal mese di gennaio, quindi se ancora oggi non possiamo allenarci col contatto, così come è una brutta parola, ma non ne trovo una, se non possiamo combattere, ecco, se ti piace Spartaco, quindi parliamo di combattimento, quindi se ancora non possiamo farlo, insomma, ci prepariamo per farlo. I tempi per l'attività olimpica sono abbastanza lunghi, quindi fortunatamente questo nel problema negativo abbiamo avuto questa possibilità di silenziarci un po', facendo solo preparazione di natura fisica, e in attesa di poter riprendere a combattere, che auguriamoci potrebbe anche accadere in questi giorni. Cioè, non è il parere, come dicevo inizialmente, del Comitato Tecnico Scientifico. So che il ministro Spadafora
con i suoi collaboratori sta lavorando con il Ministro della Salute per cercare di portare a casa quello che era un suo cavallo di battaglia, insomma, che per il quale io ma altri presidenti federali abbiamo elogiato l'attività e l'operato del Ministro. Spartaco, mi senti sempre? Molto bene adesso. Caro Presidente, mi piace la tua positività nel discorso Olimpiadi 2021. Chiaramente non hai toccato gli argomenti delle problematiche degli atleti, al di là del discorso delle riqualificazioni che tecnicamente partiranno da gennaio del prossimo anno. Ma gli atleti come sono in questo momento? Come si sentono con questo tipo di virus, con questo affermo che ha bloccato tutta la loro attività, i loro programmi, il cambio magari di peso, eccetera? Come li hai visti tu gli atleti? Li hai parlato in questi giorni? Gli atleti, anche grazie al lavoro che hanno fatto le società, i nostri atleti impegnati nel progetto Tokyo delle tre discipline, sono quasi tutti atleti che appartengono ai gruppi militari o paramilitari, quindi hanno avuto la possibilità di potersi allenare, sempre col distanziamento, fare un'attività anche secondo le indicazioni del nostro preparatore atletico, dei nostri tecnici. Siamo stati in continuo contatto con i ragazzi, soprattutto con l'attività, ecco, con le videoconferenze, quindi con le piattaforme elettroniche. Quindi c'è stato un continuo contatto da parte dei nostri tecnici, non li abbiamo persi di vista. Certo, i ragazzi non mica sono contenti, ci mancherebbe pure, e non vedono voglia, stanno scalpitando per poter ritornare sul tappeto. Io credo che manchi veramente poco. Fra l'altro, ecco, ricordo che in quel comunicato a cui tu facevi cenno, scritto pochi giorni fa, noi manderemo, penso fra lunedì e martedì, al ministro un protocollo chiedendo proprio la possibilità di poter allenare i nostri atleti al centro olimpico, secondo ovviamente un perimetro sanitario di cautela di controllo sugli atleti, che ovviamente hanno fatto i test sierologici e qualora servisse anche i tamponi, con tutta le cose descritte nel manuale operativo. Speriamo di poter essere autorizzati ad allenarci quanto prima. Questo protocollo, ecco, lo voglio ripetere perché sono fiducioso nell'incontro che il ministro Spadafora ha in governo in queste ore. Può darsi che invece questa risposta positiva ce l'abbiamo già prima, ovviamente non riguarderà le 5 o 6 regioni, non ricordo ora il numero esatto, e credo che siano 6, ma sarà invece per tutta l'Italia, quindi l'apertura totale per gli sport di contatto. Ovviamente in questo caso, Spartaco, dobbiamo chiamarli così, perché oltre ovviamente agli sport di combattimento ci sono gli sport di contatto come il calcetto, la pallacanestro, pallavolo e altri sport che ovviamente non trovo un'espressione più carina invece di chiamarla di contatto. Spartaco, no, tu sei un giornalista, sei più creativo. Sono d'accordo con te, Presidente, è che parlare di contatto, sport di contatto, anche il ping pong ha il contatto con la pallina, questo vale per il tennis. A un certo punto possiamo considerare che l'unico sport di non contatto è i 100 metri, se non si abbracciano alla fine, se qualcuno non cade. Ecco dove implico un discorso. E poi soprattutto quando noi parliamo di calcio, però il calcetto viene messo al bando come noi. E quando parliamo degli altri sport, c'è sport di contatto, una bella parola che dice tutto e dice nulla. Cioè, mi sembra quasi che la forza della tua federazione, no, la forza di altre federazioni di sport da combattimento o arti marziali, eccetera, sia un po' considerata come una terza classe. Questo è abbastanza negativo per la potenzialità dei giochi olimpici, delle medaglie che la federazione ha portato, le medaglie che porterà e il lavoro che i tuoi tecnici fanno in preparazione di. E tutto lo sforzo della federazione è in funzione dei discorsi olimpici, non è in funzione, sì, molto bene gli amatori, è importante, però una federazione sportiva punta alle vittorie. Ecco il discorso perché mi piace poco la parola sport di contatto. È vero, bisogna essere positivi, come hai detto tu. Speriamo che questa sera il ministro riesca a sbloccare la situazione, così cancelliamo la parola sport di contatto e siamo tutti ben contenti e felici di poter lavorare. Prego, Presidente. Certo.
Spartaco, scusami, volevo solo fare una precisazione perché ho sentito, ho letto, io non sono non ho social, non seguo questa attività per una mia scelta personale, non per lo snobismo, ma perché non mi piacciono. Però ogni tanto ovviamente mi riferisco a quelli che sono giudizi espressi dai nostri destinati. Io capisco la rabbia, capisco la paura, capisco i disagi anche di natura. Però noi ci dimentichiamo che insomma noi abbiamo attraversato una crisi mai vista in tempi di pace, ripeto prima a proposito delle Olimpiadi. Cioè, tutto quello che è stato fatto dal governo è stato fatto per la nostra salute, la salute dei nostri figli, dei nostri giovani è nostra. Quindi io non sono uno scienziato, non sono un esperto come tanti, quindi non so dire se è esagerato o non è esagerato. Certo, usciti fuori dal lockdown, quindi si parlava dell'apertura del 4 maggio, poi il 25 maggio, il 25 giugno, e guardando da cittadino quello che ci sta in giro sulle spiagge o nelle passeggiate, dove veramente vedo insomma forse un po' di rilassamento, e quindi non si seguono un po' quelli che sono i consigli che danno le autorità. Cioè, insomma, c'è un problema serio, forse sta passando, quindi ora è arrivato il momento, anche la mia alzata di tono nei confronti delle autorità, proprio perché non è le palestre dove ci sono dei protocolli da rispettare per quanto riguarda l'igiene, la sanificazione, il distanziamento, e vedere per strada la gente che insomma si comporta in maniera come in questa ritrovata libertà, quindi c'è un'euforia che forse fa dimenticare che non siamo fuori dal Covid. Questi sono i messaggi che lancia il ministro Speranza. Io ecco, mi piace seguire un po' la cronaca politica del nostro paese, anche per essere informato, ecco, quindi bisogna informarsi prima di scrivere e di parlare, questa è una cosa importante, senza dire un po' un sciocchezzaio. Quindi c'è questo aspetto. Ora credo sia arrivato il momento di superarla con un po' di coraggio, dare fiducia a tutto il movimento sportivo, ma tenendo presente, ecco, questo è una, colgo l'occasione dalla tua banda, caro Spartaco, di raccomandare ai nostri tecnici, a tutti coloro i quali ci dimenteranno, apriranno le palestre, di usare sempre la prudenza, di osservare le regole fatte dalla federazione. Cioè, il virus sta circola ancora, quindi se ognuno di noi non svolge quelle raccomandazioni di buon senso, poi alla fine sono solo di buon senso, l'uso meno della mascherina nei locali chiusi, il distanziamento, quando è necessario, ecco, tutto questo potrà aiutare il paese a uscirne fuori e anche il movimento sportivo. Quindi queste sono un po' le cose che devo dire, e leggendo alcune bisogna fare attenzione, ma nello stesso tempo c'è, si insinua il dubbio con questo virus che chiunque tu incontri possa essere causa della tua morte, così la gente si scontra con la stessa gente che amava fino al giorno prima. Insomma, si è creato il panico, e la gente chiaramente in un momento, diciamo così, di libera uscita fa delle cose che non dovrebbe fare, anzi fa di più di quello che facevano prima. È vero, bisogna fare attenzione, questo sarà un merito per gli istruttori, i maestri che dovranno a settembre riaprire i club e dare grande potenzialità. A tal senso, Presidente, c'è un discorso estremamente importante che tocca molto la tua federazione, che è il discorso della scuola. Cosa faranno i vari club che hanno l'attività di lotta, judo e karate presso le scuole, con il cambiamento di tutta la linea programmatica della scuola da settembre? Avete già pensato a qualche cosa a tal senso? Abbiamo pensato, non siamo noi purtroppo a poter a pensare a trovare delle soluzioni. Domani c'è il Consiglio Nazionale del CONI e anche la Giunta, dove questi saranno argomenti sicuramente che saranno trattati. È stato richiesto al Ministero l'avvio di un tavolo di lavoro per trovare delle soluzioni. Troppo comodo per il governo, il ministro, individuare come locali da destinare come aule, quindi questo ampliamento, estensione delle aule didattiche alle palestre. Insomma, come dire, non ci sembra una cosa molto urgente. E così si va a penalizzare un grande numero di
Penalizzare il club in questo caso vuol dire meno affiliazioni alla federazione, certo. Vuol dire anche il concetto del budget, già ci sono dei problemi con le chiusure, eccetera. Il budget del nuovo anno sicuramente avrà delle altre problematiche non da ridere a cui la federazione è chiamata con questa situazione. Speriamo che effettivamente trovino delle soluzioni adatte e non diciamo perché prima diamo spazio pallavolo, pallacanestro e poi troppi sport, non c'è il tempo tecnico per la disinfezione eccetera eccetera e quindi amici come prima. Esatto, sicuro un rischio grave perché i nostri giovani sono stati chiusi in casa per circa 3 mesi e a settembre riparte la scuola, auguriamoci che riparta, ecco, ogni tanto arrivano notizie che sono contraddittorie e riparta, ma se le aule e se le palestre vengono usate come aule didattiche, beh, allora impediamo pure i nostri giovani di fare sport. E questo è sport in senso generale, quindi non aiutiamo nella loro crescita. Certo. Facciamo ulteriore danno. Ecco, credo che, mi auguro, dobbiamo augurarci che il governo sia sensibile a queste istanze, e non ho motivo di tenere il contrario, e trovino delle soluzioni diverse, non quelle che occupare le teste. Ecco, ma veramente una soluzione troppo semplicistica, insomma, che ti mette in difficoltà. Se posso, la terza domanda, Presidente. È tempo di... L'ultima potrebbe essere una domanda molto importante, in memoria del dottor Matteo Pellicone che ci ha lasciato e che ci ha lasciato con un centro olimpico invidiato da tutti. Ci vuoi parlare, per i nostri lettori, amatori, eccetera, dei tuoi primi passi con il presidente Pellicone e se pensavi a quei tempi di arrivare all'apice dell'organigramma federale? Spartaco, io come dire, parlare di Matteo è un po' riannodare un po' i fili della mia vita, perché io sono venuto in federazione nel 1984, primo febbraio. Tra l'altro, il primo febbraio del 2014 sono stato eletto presidente. Insomma, il destino, queste date, queste coincidenze, forse qualcosa vorranno dire. Il rapporto è stato splendido, meraviglioso con quest'uomo, tra l'altro. Non so se si vedono, ma alle mie spalle ho due suoi belle immagini, io me le tengo vicino a me, in modo tale anche come protezione per questa nuova, così, nuovo incarico che ho accettato, sono passati ormai credo 6 anni, ecco, mi sembra aver tracciato, ripetuto, sono passati 6 anni, giusto, 2014 e 2020, tanto tempo. Mi manca tanto l'uomo, mi manca tanto la persona, la sua simpatia, la sua capacità, la sua intellettuale, la sua onestà intellettuale. E ho imparato tanto. Io non certamente tu mi hai chiesto che cosa volevo fare da grande, io certamente tutto pensavo meno che fare né il presidente né il segretario generale né lavorare in federazione. Spartaco, non so se tu ne hai mai parlato nelle nostre chiacchierate durante nei palazzetti d'Europa, e io volevo fare il magistrato nella mia vita, io non pensavo certamente di lavorare in federazione, avevo altre ambizioni, però da ragazzo coltivavo la passione per lo sport, ho incrociato delle persone fondamentali nella mia crescita umana, professionale, soprattutto umana, da giovane mi hanno indirizzato allo sport e poi mi sono ritrovato qui, insomma, a fare il presidente, io senza forse alcun merito, tutto per problemi legati purtroppo alla prematura scomparsa di Matteo. Io faccio questo lavoro per spirito di servizio, perché è una cosa che ritengo doveroso, amo questo lavoro, amo la federazione, però se ti posso raccontare un aneddoto, io con Matteo Pellicone parlavo, per me era un secondo padre, quindi passavamo più tempo insieme, lui passava più tempo insieme con me che con la moglie, queste erano le battute che facevamo anche con la signora Marina quando ci trovavamo a pranzo o a cena insieme, proprio perché vivevamo la federazione in maniera, in una simbiosi continua, perché è una federazione molto complicata, molto complessa, nella gestione unitaria che deve essere svolta, soprattutto dal punto di vista amministrativo. Poi la gestione del centro è molto complicata, quindi è una federazione che richiede tanto e tanto impegno. E quindi
come dirti, i ricordi sono molto belli. Io quando ho qualche problema giro le spalle, ecco, faccio questo movimento e guardo Matteo, e quindi per così, per avere qualche ispirazione, insomma, di momenti difficili ne abbiamo attraversato tanti e tutti con successo. Io l'unica cosa, una cosa di cui sono orgoglioso, è che mi ha lasciato questa federazione, e questa federazione non ha avuto sbandamenti di nessun genere. Anzi, sono stato talmente fortunato che sono riuscito a ottenere, al mio primo mandato di presidente, il miglior risultato olimpico della storia della federazione, con, ovviamente parlo delle Olimpiadi di Rio, e tutto questo, insomma, so che Matteo è molto felice e molto contento. Dal punto di vista della struttura della federazione, siamo una federazione molto solida, molto compatta, molto coesa, abbiamo riscontri positivi nelle istituzioni con cui ci confrontiamo quotidianamente, mi riferisco ovviamente al CONI, quindi su questo sono soddisfatto soprattutto per lui, per l'impegno che ha dato a questa federazione. Diciamo che il presidente ti ha lasciato, come si dice, vuoi la bicicletta? Bene, allora pedala, e sicuramente, sicuramente di pedalate ne devi dare, no? Perché è chiaro che è vero che è finito forse il Covid, e forse verrà un'altra ondata a tal senso, ma soprattutto dopo Rio dobbiamo pensare a Tokyo, e non si può pensare che lassù, che Matteo Pellicone ci guarda, no, non faremo dei risultati. Questo sarà importante per tutti, perché sono i risultati che galvanizzano la federazione, non è un lavoro di carattere personale. Ecco, quindi abbiamo, diciamo, lo spazio di tempo per qualche domanda fuori dalle tre, diciamo, di prammatica. Se posso cogliere l'opportunità, certo. Anche se, siccome penso che siano collegati parecchi nostri tesserati, ecco, abbiamo inviato proprio in questi minuti, in queste ore, un comunicato, noi abbiamo fatto Consiglio federale la scorsa settimana, giovedì scorso, dove abbiamo affrontato quello che un po' avevo anticipato nei miei editoriali o nelle mie, ecco, così, nei videoconferenze che ho svolto con la periferia e con un po' tutto il nostro mondo, e cioè quelli che sono gli interventi che la federazione ha potuto mettere in piedi per sostenere e supportare le società. Ecco, le voglio riepilogare brevemente, che sono un po' quelle, sono dei bonus che vengono dati alle società sportive per l'affiliazione, la riaffiliazione del 2021, tesseramento e riaffiliazione del 2021. Quindi le società si troveranno nei propri fondi, nel proprio economato, quindi quei soldi che gli permettono di svolgere l'affiliazione gratuita per tutte le società che hanno almeno un atleta tesserato a luglio del 2020. Il tesseramento gratuito per tutti i dirigenti sociali, nel numero ovviamente del tesseramento svolto nel corso del 2020, un numero di tesseramenti per gli atleti, calcolati sugli atleti preagonisti tesserati dalle società sportive fino al 2020. Abbiamo confermato la cancellazione delle iscrizioni alle finali nazionali prossime, quelle che si svolgeranno da ottobre a dicembre, e abbiamo varato e approvata dal Consiglio giovedì scorso una campagna promozionale per aiutare, soprattutto durante la ripresa dell'attività sportiva, le nostre società, per riportando a nuovo quelle che sono un po' i valori delle nostre discipline, quindi attraverso una campagna di comunicazione fatta con gente, con dei professionisti, quindi sono dei documentari, dei film fatti anche con dei personaggi conosciuti nel mondo dello spettacolo, che possono permettere così di riavvicinare e quindi questo distacco forzato che c'è stato dai giovani nel nostro mondo, alle nostre società sportive. Tutto questo ha un valore economico di 1.200.000 euro, che sono destinati a questo pacchetto di iniziative che ho appena detto, e alle quali sono certo si aggiungeranno ulteriori risorse economiche che il Presidente di Sport e Salute, l'Avvocato Vito Pozzoli, ha
ci ha comunicato di una videoconferenza di qualche mesetto fa, dove ipotizzava appunto delle ulteriori risorse che Sport e Salute avrebbe destinato proprio al sostegno e aiuto delle società sportive. Quindi questa è la prima fase, come mi piace chiamarla, così l'ho definita il Consiglio. Poi seguirà una seconda fase, auguriamoci, non so, forse nei mesi di ottobre o novembre, in cui si esamineranno la legge di bilancio dello Stato, quindi maggiori risorse verranno destinate un po' a tutte le federazioni. Molto bene, anzi benissimo, questo è un supporto estremamente importante, perché permetterà alle società di aprire almeno settembre con delle cose tangibili, non tante promesse che vengono dall'alto. Volevo farti questa domanda. Spartaco, dimenticavo, ecco, fra il pacchetto l'insegnante tecnico titolare, quindi gratuità anche l'affiliazione completa. L'ho vista adesso il comunicato, quindi ho dato uno sguardo, perché mi ricordavo c'era qualcosa che mancava, quindi è proprio il tesseramento gratuito. Ecco, ho completato. Bene. Quindi, scusa. No, hai fatto benissimo. Cosa pensi per il futuro le discipline associate, Jiu-Jitsu, Aikido, eccetera? Voteranno come votano i tre settori, o saranno sempre, diciamo così, tenute in un angolino in fase di evoluzione? Beh, diciamo che il sumo, come dire, non credo ci siano gli elementi, perché i numeri di praticanti non sono, sono esigui. L'Aikido è una disciplina non agonistica, è una disciplina amatoriale, insomma, non credo che abbia le caratteristiche. Cioè, oggi come oggi, ecco, tu mi dai lo spunto per parlare un po' di quelle che sono le carte federali, quelle che abbiamo interrotto l'esame delle modifiche al nostro statuto, l'assemblea straordinaria, che mi auguro di poter indire appena avremo conoscenza anche dei decreti delegati. È un po' tutto legato, quindi domani forse avremo delle notizie importanti da questo punto di vista, sia per lo svolgimento dell'assemblea elettiva della federazione, perché dai giornali si è appreso che ci sono un po' di pareri discordanti. Questo quadriennio è diventato un quinquennio, di fatto, a causa dello spostamento delle Olimpiadi. Servirà sicuramente un provvedimento del ministro Spadafora che autorizzi le federazioni a, visto che la legge parla proprio di 4 anni la durata di un mandato, e la legge Melandri, di fatto questi 4 anni sono diventati 5. Allora si cercherà delle soluzioni che probabilmente possono essere quelle di consentire alle federazioni olimpiche di svolgere le assemblee. Non si è ben capito se è un obbligo oppure sarà una scelta di farle prima o dopo le Olimpiadi di Tokyo, mentre le federazioni non olimpiche credo che siano tenute a svolgere, non essendo impegnate per le Olimpiadi, a svolgere le assemblee precedentemente ovviamente le Olimpiadi. Ecco, su questo poi noi andremo a ridisegnare, ecco, le carte federali, riprenderemo da dove avevamo lasciato col gruppo di lavoro e valuteremo anche tutto ciò che concerne eventuali inserimenti di queste discipline nel contesto del settore della vita politica e della federazione. Io credo che i tempi ancora non siano maturi, ho questa l'impressione, però insomma è un discorso che dovrò affrontare insieme al Consiglio federale e al gruppo di lavoro, quindi mi riservo di dare notizie ovviamente più avanti su questa materia. Verso le ultime battute della nostra giornata, oltre alle discipline associate ci sono dei protocolli importanti, il vostro rapporto con la FICTA ad esempio per il settore karate, che settimana scorsa ha fatto una grande iniziativa con Sergio Donati, vicepresidente per gli amatori. Come vedi questo allargamento verso gli amatori, che è un po', diciamo, una voce che va in antitesi con l'oggetto principale della federazione, che è la competizione, le gare e i risultati e le medaglie?
Come vedo? Lo vedo in maniera estremamente positiva, condiviso ovviamente con Sergio Donati e il Consiglio questa apertura e poi il rapporto di collaborazione con la FICTA che, come tu ricorderai, è nato tanti anni fa tra il maestro Scirai e il presidente Pellicone. Io noi abbiamo continuato con il presidente Gabriele Achilli questo rapporto di collaborazione e quindi una cosa che è un arricchimento credo per le due istituzioni. Questa è l'attività degli amatori, fra l'altro mi piace ricordare anche quello che è un progetto che ho portato in Consiglio federale ma non sono riuscito a completarlo, spero il prossimo anno. Quello che riguarda, io la chiamo più che amatori, perché amatori è un concetto che riguarda in modo particolare le persone che sono legate alla nostra disciplina, quindi che ovviamente come studio, come approfondimento, e mentre invece il mio progetto riguarda quello che è il mondo che ci circonda, quindi il mondo della terza età, dove poter presentare le nostre discipline negli aspetti che possano aiutare appunto queste persone a stare sempre meglio, quindi utilizzando al meglio le nostre tecniche e inserendo anche altre discipline. Mi sto perdendo la voce, Presidente, mi perdo con la voce. Pronto? La voce, per favore, la voce, ti stavo perdendo. Spaccia, adesso sì, senti? Perfetto. Ogni tanto ti allontani dalla scrivania, ti muovi, giustamente, sei un uomo di sport, non riesci a stare Spaccia, fermo, non ti capisco. Sento. Mannaggia. Spaccia, sì, ti sento. Io ti sento. Mi senti? Sì, benissimo. Adesso ti sento. Allora, avanti, scusami. No, stavamo appunto commentando il discorso di questo progetto degli amatori, della terza esattamente. Età. E spero di poterlo completare il prossimo anno. Ho nominato un gruppo di lavoro che vorrò convocare appena la situazione si normalizza per iniziare appunto dove ci eravamo lasciati. Per quanto concerne. No, penso di averti risposto, non ricordo esattamente la domanda, ma era proprio questa possibilità di queste discipline, lo sviluppo del discorso con la FICTA, quindi veramente estremamente importante per noi e sono contento che il progetto è stato svolto recentemente con proprio questo webinar che si è svolto con il vicepresidente Nati, con tutti gli amici del Carate. Capitalis, che è un esperto con i lavoratori della riforma, quindi diciamo la strada che speriamo di dare nel prossimo in questo progetto amatori. Qual è, se ci sarà un ruolo degli enti di promozione sportiva che praticamente sono in concorrenti dirette della federazione con le loro attività, le loro gare, le loro iniziative, campionati anche con i web, ne ho visto un campionato addirittura col web con i palloncini, il campionato italiano di palloncini, cioè ci stanno sbizzarrendo in un modo veramente incredibile. Cosa pensi? Ma intanto, ecco, permettimi, volevo approfondire quella cosa che tu hai detto sull'attività, la federazione, le gare, le gare, l'attività agonistica e il resto, che insomma, io credo che invece è molto importante tutto il resto dell'attività, ecco, non solo l'attività agonistica. Questo l'ho già manifestato quando parlavamo dell'assemblea politica, prima che accadesse la riforma dello sport. Stavamo a fare l'assemblea, credo nel 2018, poi è intervenuto tutto quello intervenuto, quindi siamo stati costretti a posticiparla. Poi è arrivato il Covid e ci ha stesi definitivamente. Allora lì io ricordo di aver detto, ecco, la federazione è vero, noi puntiamo sull'attività agonistica che determina un po' l'ossatura politico-sportiva della federazione. Però credo che sia giunto l'ora e sia importante invece dare un giusto riconoscimento a quella parte che è rilevante delle nostre società sportive di lotta, judo e karate, che invece svolgono attività ludico-motoria e non svolgono attività agonistica, dando quel riconoscimento di natura politica che sta a significare il ruolo che loro svolgono all'interno della federazione. Questo credo che sia un discorso importante per la federazione, un cambio
di paradigma della stessa federazione che intendo portare avanti e che troverà ovviamente troverà il posizionamento all'interno di quelli che sono il nostro statuto federale. Quindi penso che questo. Bene, io direi che se sì. Tu non hai qualche altra cosa da mettere sul tavolo di questa conversazione molto amichevole, potremmo chiudere questa nostra ora di chiacchierata come Samurai Channel Italia. Sì, io sono certo. Se non hai niente altro, Presidente, da aggiungere, a parte attendere le 18 che il Ministro Spadafora possa dire bene, da domani mattina tutti sul tatami, tutti sulla materassina a combattere, giusto? Ajime, aspettiamo questa. Sarebbe il colpo grosso, del 2 di luglio. Io credo che se non sarà oggi è questione veramente di poco tempo, perché i tempi ora sono maturi, l'opinione pubblica sta facendo quelle giuste pressioni nei confronti del Ministero e soprattutto il Ministro dalla nostra parte, ecco, questo è una cosa importante. Allora io concluderei. Matteo Pellicone è arrivato alla presidenza nel 1980, il quadriennio dopo sei arrivato tu alla presidenza. Adesso sì. Il presidente Falcone si prepara per il terzo mandato, dico bene? Sì, se la riforma dello sport se non succedono cose strane al CONI, che sei pronto per il terzo mandato. Sarà un mandato difficile, giusto? Sicuramente, subito con un'Olimpiade a mesi e soprattutto con questa catena del coronavirus che ha un po' tagliato le varie vitalità della federazione. Però una cosa importante che dobbiamo mettere sul tavolo, la caparbietà tua, del tuo segretario generale, Massimiliano Menucci, della struttura della federazione a veramente a combattere perché la federazione vada avanti nel miglior modo possibile. E complimenti per aver pensato a un'assicurazione per quanto riguarda coloro che operano nei vari club, per aver pensato a dei bonus per il nuovo anno, perché così in cose tangibili si vede la federazione. Io Presidente ti ringrazio e saremo presto a settembre, avremo un nostro studio, quindi faremo le dirette con più tecnologia. Io sono allergico alla tecnologia, scrivo ancora tutto a mano per mia fortuna, però dato che dobbiamo diventare tecnologici mi faccio aiutare. Più di dire al massimo che posso dire, non ti perdo con la voce, questo è il mio massimo. Grazie ancora Presidente. Grazie. Dacci la notizia in primis per favore se il Ministro Spadafora decide alle 18 che è l'ora, come diceva García Lorca, giusto? È l'ora perfetta per noi. Grazie, speriamo. Buon Samurai a tutti, speriamo. E ricordatevi, grazie. 44 grazie. Anni e 5 mesi che siamo in edicola. Grazie e arrivederci. Grazie Spartaco. A te Presidente.